1, 2, 3, prova, toc 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 toc, e ma questo non va, lo dai, ci credo, non me lo attacchiate, mortacci nostra. Oh, avete preso il metro, perché adesso arriva l'ospite, io devo vedere le misure di distanza se ce li ho, perché sapete che siamo col Covid, vabbè, le proviamo. Oh, ma com'è una bella ragazza che stiamo per avere con noi, vabbè, allora, oh, facciamoci bene. Quando arriva una bella ragazza, anzi, mettiamo anche i gargarismi. Perfetto, allora la presentiamo. Cari amici ascoltatori, bentornati su Hub TV. Siete sempre con Mirko, che entra nelle vostre case. Non ha sete perché ha appena bevuto e oggi presenteremo un'amica carissima. Siete pronti? Vi dico subito che parleremo di Coach Life. È con noi Federica Lopresti! Ciao! Ciao Mirko, buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai, carissima? Molto bene, grazie Mirko, grazie per avermi invitata a questa meravigliosa puntata. Ma io devo dire grazie a te anche perché svegliamo un arcano. Ieri dovevamo avere già la nostra Federica in puntata, purtroppo voi non lo sapete, ma ieri è successo il finimondo in regia ed è saltato tutto, l'impianto, non l'impianto. Ed eravamo dentro in regia insieme, sembrava di avere un trattore, no? Sentivamo tum tum tum. Infatti siamo là e ha detto no, dobbiamo rivederci. E così ci siamo visti due volte. Io ora lo dico, l'ho fatto apposta perché volevo vederti due volte e non una. Vabbè, un piacere. Ma allora, tu sei intanto una coach per il life e per il business. Cosa vuol dire? Cioè, quali sono le differenze? Allora, che cos'è un life coach e che cos'è un business coach? Impara a dire che cos'è un coach, chi è il coach. Allora, il coach è colui o colei, nel mio caso, che si occupa appunto di coaching. Il coaching è un metodo di sviluppo della persona, dell'essere umano, che si basa sullo sviluppo delle potenzialità e sul raggiungimento di obiettivi che la persona, il cliente, il coachee nel caso, si porta, quindi autodetermina. E è un metodo molto concreto, nel senso che si basa proprio su un piano d'azione, su una serie di esercizi e di proprio azioni per andare ad allenare il coachee. Sì. Nel raggiungimento del suo obiettivo. E ci sono diversi tipi di coaching a seconda dell'ambito in cui si praticano. Quindi c'è il life coach che opera nel settore della vita dell'individuo, quindi vita personale, quindi vita familiare, vita di tutti i giorni. Il business coach è invece rivolto a quello che è il mondo professionale della persona. Poi ci sono altri tipi di coaching, c'è per esempio lo sport coaching, che chiaramente, come dice la parola stessa, è orientato al mondo sportivo, e poi ci sono una serie di altre declinazioni a seconda di chi ambiente. Quando si parla di sport, tu sai che sono esperto, vero? Infatti per quello che io non dico nulla sullo sport, perché c'è qualcuno... Guarda, io sono campione del mondo di hamburger, t'avviso, sono campione del mondo, e mi sto cimentando nella nuova arte del divoratore seriale di pizza, per cui sappi che qui è un esperto. Non ti sfiderò. Brava, non ti conviene, perché sono per dire la tua bella silhouette, e guarda come ti ritrovi a fare le gare con me. Ma io, allora, un po' chi è il coach lo so, però ho un dubbio da farti, perché io sono andato a farmi i cavoli tuoi, perché tu lo sai che io sono andato, vero? Sei un po' curioso. Eh sì, sono curioso, che ci devo fare più forte di me. E mi sono accorto di due cose che non ho capito nel tuo sito. Vediamo un po'. Cos'è sto Smart Woman Lead? Allora, mi fa sentire un attimo bloccato, per quello non... Ah, mi ero bloccato, ci credo, questo è l'effetto del... perché a volte non entra una telecamera, no? Oppure mi sono emozionata io, non lo so. No, è la telecamera che si emoziona a vedere te. Ho detto, lo Smart Woman Lead, ma che cosa è? Allora, ti spiego e ti racconto molto volentieri, perché è uno dei miei temi preferiti, perché in realtà Smart Woman Lead è un mio progetto.
È un mio progetto nel senso che io ho deciso di rivolgermi in particolare con questo progetto ad un pubblico specifico, che è il pubblico delle donne professioniste, donne che lavorano, donne imprenditrici o aspiranti imprenditrici, donne manager o comunque tutte le donne che sono inserite in un contesto professionale e che hanno un obiettivo professionale che vogliono raggiungere, il loro, quello che chiamo io, successo personale. E Mirko, tu mi dirai se mi sbaglio, però quando parliamo di successo c'è sempre l'idea che se uno ha successo debba diventare il super mega capo della super mega... Posso dirtelo, secondo me il successo non è quello che ti porta a diventare il capo. Molte volte il successo può essere anche semplicemente raggiungere un proprio obiettivo che non deve essere chissà quale o chissà cosa, anche perché tu hai parlato di donne che sono una... io le amo, perché secondo me voi donne siete delle... secondo me avete a volte dei poteri sovrannaturali, quindi ve lo devo dare, cioè siete mamme, donne, casalinghe, le avete tutte, fate 3.000 cose che io riguardo, ma come fanno a fare queste quali donne? Ecco, quindi quando c'è un progetto sulle donne femminile, secondo me è già meraviglioso. Quindi brava, ma sì. Dicevi appunto per raggiungere i propri obiettivi, che non devono essere per forza la crescita, per cui questo spiega. No. Però esatto. Magari anche di dire vorrei tanto poter diventare insegnante, vorrei tanto magari andare a lavorare lì, vorrei tanto magari aprire il mio piccolo negozio, vorrei diventare una sarta, no, oppure vorrei diventare una perfetta casalinga. Un lavoro nobilissimo, del resto fare la casalinga ci vuole una laurea, secondo me io non sarei capace, quindi ecco. Confermo. E quello secondo me. E poi invece sul privato, vabbè, lì problemi di coppia, e anche il fatto di coniugare il mondo privato con il mondo professionale è una bella sfida, È una bella sfida, sì. Non so. Ma raccontami un po' invece di te, cara Federica, cioè come ti è venuta l'idea di diventare un coach? Da dove nasce sta pazzia? Vero, Guarda, io non facevi la modella, non sto scherzando. Sì, guarda. No, ti racconto volentieri anche perché è il motivo per cui appunto è nato poi il progetto Smart Women Lead, perché io in realtà mi sono affacciata al mondo del coaching non conoscendolo, sì. Non conoscendolo e in un momento della mia vita in cui avevo una carriera professionale molto avanzata, lavoravo in un mondo, quello degli investimenti, del venture capital, delle start-up, quindi un mondo super interessante, avevo una posizione di rilievo, lavoravo lì da 15 anni, avevo anche insomma un ruolo di un certo tipo e un famoso posto fisso, diciamolo, dai. Sì, posto molto fisso, molto invidiato, perché comunque avevo un ruolo di un certo livello, viaggiavo un sacco, avevo sulla carta una vita perfetta, meravigliosa dal punto di vista professionale. Vero. Però mi sentivo sempre insoddisfatta, sempre stressata, sempre non felice, sempre a voler raggiungere qualcos'altro. Sentivo che mi mancava qualcosa e quindi ho fatto un percorso di coaching su di me. Ho detto, vediamo, mi metto alla prova e ho scoperto questo mondo. Ho scoperto due cose. Primo, ho scoperto che non ero felice, che assolutamente volevo e dovevo per me stessa cambiare strada. E secondo, ho scoperto che il mondo del coaching mi poteva permettere di unire una mia passione, che era la passione che è sempre stata la passione per l'essere umano, per la crescita personale, per lo sviluppo, e una passione anche per, diciamo così, portare un contributo nel mondo. E quella che poteva essere la mia professione del futuro. E quindi mi sono buttata, ho detto bisogna fare qualcosa, Federica. Allora mi sono lanciata e ho intrapreso questa strada nuova, per certi versi un po' spaventosa, perché insomma quello che ci fa uscire dalla nostra zona di comfort è sempre spaventoso, però sono assolutamente felice e quello che voglio e che vorrei, che mi piacerebbe è portare
altre persone ad avere queste consapevolezze, ad essere padroni del proprio destino, ok? E quindi questo è quello che un pochino cerco di fare, di contribuire con il mio, con la mia attività di coaching. Bene, mi piace, brava. Mi ha lasciato bocca aperta, davvero, brava. Mi è piaciuta molto ed è raro che succeda. E poi invece il New Generation Lead che cos'è? Il New Generation Lead è l'altro progetto che è nato un po' con la mia professione, con il mio iniziare ad ascoltare gli altri. Mi sono accorta che c'è questo pubblico che è il pubblico dei giovani, quindi diciamo così ragazzi fra i 16 e i 25 anni, che in generale comunque è un'età particolare nella quale no, ci si chiede che cosa voglio fare da grande, ci si fanno tante domande importanti, ci fanno dall'esterno tante domande importanti che ci mettono un po' alla prova, siamo pieni di aspettative da parte nostra, da parte degli altri, ci sono paure, conflitti, insomma un'età meravigliosa da un lato, dall'altro piena di insidie e soprattutto poi con questa pandemia che ci ha un pochino tutti colpiti in maniera impattante, il mondo dei giovani al quale è stato comunque chiesto anche uno sforzo ulteriore, quello di togliersi la parte sociale, la parte di condivisione con il gruppo di pari, ha subito ancora di più forse no, questo influsso e quello che la pandemia ha portato. E spesso mi sono accorta che cioè hanno bisogno e voglia di avere una guida, di avere un orientamento. Esatto, proprio l'orientamento, anche magari la scelta di scuola, la scelta di studio futuro, cioè per un giovane, e poi soprattutto i genitori che ormai ti caricano tante di quelle responsabilità per essere adolescente, che dici, vabbè, quando ero giovane io dovevo soltanto pensare studiando a fare la partita a calcio, ma fanno 3500 robe, poverini a volte. È vero, sì, sono pieni di aspettative. Esatto, non c'è più la partitella tra amici giù al parchetto. Ecco, ho notato un'altra cosa, che tu fai una cosa che è la prima volta che mi capita. Tu offri 30 minuti di sessione gratuita. Sì, sì, perché mi sembra che ci sia ancora un pochino di nebbia sul mondo del coaching e quindi magari c'è un po' di voglia anche di prima di buttarsi in un percorso capire bene è quello che fa per me, mi può essere di aiuto, di supporto in questo momento un percorso di coaching, oppure insomma c'è qualche domanda o qualche orientamento in più che si vuole, che si desidera avere per capire se quello che si va a intraprendere può essere un percorso che ci dà qualche beneficio. Quindi credo che ci sia la necessità, insomma, per me è una cosa anche reciproca, nel senso che il coaching è una partnership per me, no? Io sono alleata del mio coachino, non lo vedo come un cliente, lo vedo proprio come una partnership e quindi in una partnership bisogna trovarsi, è fondamentale che ci sia una fiducia reciproca e che ci sia anche una condivisione di valori, una condivisione di fondo per fare insieme un percorso, quindi per questa sessione gratuita per andare a capire se ci sono queste basi per affrontare un percorso insieme. D'accordo con te, bella, mi piace. Quindi per i miei ascoltatori avete anche la possibilità di scoprire un po' il mondo del coach facendo questa prova da 30 minuti gratuita, anche per capire se con Federica iniziate a installare davvero questa partnership, questo rapporto. Quindi fatelo, provate, del resto provare non costa nulla, no? Magari scoprirete i benefici e le migliorie che potete avere e ottenere. Ma Federica, io prima di salutarti una domandina te la faccio, lo sai che te la devo fare la cattiva domanda, eh? Arriva tutti, arriva il tuo turno. Sono pronta. Pupu! Carissima Federica, ma la domanda che faccio è farla a un coach la cosa più difficile, ma Federica Lopresti è felice? Federica Lopresti è felice adesso, sì. Brava. Sì. Era la domanda più difficile, che sai quanto è difficile dare questa risposta, vero?
È difficile anche farsela questa domanda. Sì, sai che fatica ho fatto a farmela, ma quando poi te la fai e riesci a risponderti sinceramente è una grande liberazione. Bravissimo. Io ricordo anche i tuoi contatti social, Federica, e anche il sito. Andateci a fare un giro e vi invito davvero a contattarla per questi 30 minuti, anche perché grazie a internet oggi potete fare anche le sessioni online, potete sfruttare un po' la tecnologia, quindi ovunque voi siate potete chiedere l'aiuto e il sostegno di Federica, che ricordo è un coach abilitato, cosa importante, perché noi non vi presentiamo i farlocchi, diciamolo subito fuori dei... Da noi i farlocchi gli diamo un calcio nel sedere, olla! Quindi andate su www.federicaloprestigcoach.com, okay? Oppure Instagrammate, andate a cercare e fate Federica Lopresti Coach. Basta, aggiungetela, seguitegli, rompete le scatole, scrivetegli in diretta e ditegli: Federica, eccomi, mi ha mandato Mirko, quello un poco scemo. Ecco, sono io. Ok? Federica, grazie davvero di essere stata con noi. Ti do un abbraccio. Grazie a te, Mirko. Grazie a te. Ciao a tutti. E voi non cambiate canale, vi aspetto sempre qui, sempre su Hub TV.